Noi operiamo già da 4 anni su velivoli FL100 della Fly Latino e sono costruiti tutti in Agropontino, a circa 30 km da qui. È un aeroplano carrello retrattile, elica a passo variabile, tutto metallico, motorizzato Rotax 600 cavalli e abbiamo un'autonomia di circa 1000 km e una velocità di crociera di 250 km all'ora. Ora, i componenti della pattuglia sono Ciccio Martone, che è il leader, il gregario di destra, che noi lo chiamiamo numero 2, è Tommaso Raponi, il 3 è Gianfranco Siotto e poi ci sono io, che sono il numero 4, Bruno Servadei. L'esibizione dura circa 20 minuti e le manovre sono standard per una pattuglia acrobatica. Forse quella che più ci piace è il cerchio e il ventaglio. Siamo costituiti circa 4 anni fa e abbiamo operato in territorio nazionale. Poi siamo stati in Ungheria, in Spagna, a Malta. L'anno prossimo siamo stati già invitati dagli organizzatori di Bruxelles. E in più la Tunisia sta organizzando una serie di air show dove dovremo partecipare noi. Sono 3 anni di fila che andiamo all'Air Show di Atene, di cui siamo praticamente i fondatori, anche fra i fondatori, e poi siamo stati anche a Cavala, quindi andiamo un po' dappertutto, dove ci chiamano. Io sono entrato in questa pattuglia per caso, facevo esibizioni da solista, li ho visti viaggiare in 3 e ho deciso che ci stava bene un numero 4 che facesse anche il solista. Volo con questa pattuglia da quando ho trovato il mio amico Servadei, il mio compagno di corso d'accademia in aeronautica, che aveva comprato un aeroplano, ci siamo messi insieme, abbiamo comprato un altro e ci siamo aggiunti alla vecchia pattuglia blu Circe formata Martone e Tommaso Raponi. Sono uno dei pochi, penso, che alla domanda da ragazzino cosa vuoi fare da grande, voglio fare il pilota e ho continuato su questa strada. Volo da circa 16 anni, ho circa 2500 ore di volo, tutte fatte con ultraleggero. Sono l'unico della pattuglia a non venire dal mondo dell'aeronautica militare e niente, voliamo per passione, volo per passione, ci divertiamo e finché ci divertiamo continuiamo a volare. Io sono di quei piloti che dopo che hanno smesso di fare il pilota per professione, non hanno attaccato il casco al chiodo. Non ci riesco e finché riesco a stare in piedi io starò sempre su un aeroplano.